Oggi su Minecraft andremo a vedere 10 nuovi mondi costruiti da veri pro di Minecraft. E vi chiedo subito una cosa, per ogni mondo nei commenti ditemi un voto da 1 a 10, quindi se vi piace tantissimo 10, se non vi piace 1, 2 o 3, in base comunque ai vostri gusti. Partiamo dal primo e vi dico subito una cosa, in questi 10 ce ne sarà uno che veramente sarà devastante, cioè vi farà veramente emozionare e non sto scherzando. Il ragazzo server ci dice: domani nel canale metteremo una votazione, quindi dovrete votare anche lì. Ma partiamo con il mondo numero 1. Benvenuti su Newport City, o meglio in Newport City, una città costiera vicino ad un laghetto, un fiume, un mare, chiamatelo come volete, perché in realtà si può, diciamo, interpretare come si vuole, con un mega campo da calcio che è illegale, ragazzi. Guardate quanto diamine è bello questo campo da calcio, con il quale, aggiungendo magari una mod del calcio, si può giocare realmente con i nostri amici. E io qua dentro ci farei un mega nascondino di tipo 3 ore per vedere chi trova gli altri, però forse è davvero troppo. La cosa bella è che all'interno di questa città si trova un ponte che porta in una zona residenziale, quindi se volete giocare con i vostri amici e ognuno di voi ha una propria casetta, questo è il posto giusto. La cosa che mi piace, beh, è il fatto che non è una di quelle città troppo grandi, dispersive. Questa mappa è grande sì, ma molto bella. Amici, siamo tornati per ricordarvi che in edicola e nel primo link in descrizione trovate i nuovi Tipok Plays allungabili, nel quale ci siamo anch'io e Marco. Oggi voglio provare a trovare me, dopo che l'ultima volta ho trovato Steph, che è diventato una palla. Quindi andiamo subito con questo qua. Qua si apre tutto. Sono io! Ho trovato me, raga! Ho trovato me! Ma è bellissimo, raga! Ma sono proprio bello. Aspetta che faccio, lo faccio diventare anche lui. Lo faccio diventare anche lui Big Brain Marci. Guardatelo quando si allunga. È troppo bello, ragazzi. Mi raccomando, link in descrizione oppure in edicola. Vi aspettiamo con tante stories di tag nei quali li trovate. Inoltre, non dimenticatevi che con il codice sconto Marci avrete il 20% di sconto. Adesso vi lascio il video. Secondo mondo, benvenuti su Gelinor. Un mondo che all'interno ha più ere, non si ferma solo ad un'era desertica e magari, diciamo, egiziana. In realtà gli egiziani non facevano le piramidi così, è più, diciamo, azteca, una cosa del genere. Ma all'interno di questo mondo troviamo differenti ere per, diciamo, giocare nella vostra era preferita. Abbiamo l'era medievale, abbiamo l'era egiziana, abbiamo l'era gotica e l'era dei castelli. Ed è veramente grande questo mondo, perché è davvero, davvero grande. C'è anche la zona con un sacco di velieri che a me piacciono particolarmente tanto. Penso che a livello di build, ragazzi, i velieri siano delle cose più belle che si possono vedere su Minecraft. Potrete trovare dei villaggi custom con un piccolissimo castello e qui sulla montagna una piccola casetta che potrebbe essere la mia preferita, perché io adoro le casette di montagna, anche se a livello di build non mi piace tantissimo. Andando avanti c'è anche l'era desolata, come se ci fosse stata una super apocalisse all'interno di questo mondo. E devo essere sincero, potrebbe essere carino fare una survival nel quale si fanno i cambiamenti di era, partendo da un'era desolata per passare a delle ere medievali, un'era egizia e l'era moderna. Per questo terzo mondo mi collego ai commenti che ricevo sotto i video sul fatto che non costruisco mai ville multimilionarie, super ricche, super incredibili. Ed ecco qua, ragazzi, il mondo di Large Villa, la villa grande, con una super fontana di fronte all'ingresso e con una casa fatta a semicerchio piena di vetro, che in realtà è ghiaccio, ed è piena di comfort, tutti i comfort che possono essere utili all'interno di una casa. La peculiarità di questo mondo, beh, è che è stata costruita tanti anni fa, ragazzi, quindi è una cosa incredibile. Andiamo al secondo piano, lo visioniamo così e troviamo una sorta di camera da letto, senza letto in realtà. Il letto in realtà è da questa parte, guardate che bello, è tutto spettacolare, ragazzi, mi piace veramente tantissimo. Cosa farei in questo mondo? Beh, mi piace tantissimo, ma andrei ad arredarlo un po' come so fare io. Secondo me potremmo fare veramente una cosa bella. Che dite, lo facciamo in live una volta? Ditemelo qua sotto nei commenti, potrei farlo. Avete la possibilità di avere una villa così, dice il ragazzo server, nella vita reale, ma potete portare un solo vostro amico, accetti? Taggalo qua sotto nei commenti. Spesso e volentieri mi chiedete: Marci, ma come mai non fai una skyblock sul tuo
canale YouTube. Beh, io l'ho fatto in passato. Però questo quarto mondo, secondo me, vi piacerà veramente tantissimo. Perché, sì, è un mondo con una skyblock gigante, dove la chest è gigante, dove l'albero è gigante, dove la lanterna e all'interno il suo alveare è tutto completamente enorme. Troviamo dei tipi diversi di skyblock, perché c'è quella normale, c'è quella con l'albero, diciamo, più giungloso, anche se non è troppo giungloso. Abbiamo quello della neve, che secondo me è molto carino, perché all'interno ha anche un piccolo igloo nel quale poter stare. Ma soprattutto abbiamo un airship, ragazzi. In italiano non so come si dica airship, che comunque è un mega dungeon, come lo sono le altre isole. Voi partite da quella base e poi dovete esplorare tutte le altre isole. Che dite, ci giocherete a questa mappa? È molto carina, potremmo farci un video anche noi. Qui è il vostro comandante che vi parla, benvenuti a Project Zert. Siamo in una città giga enorme, siamo atterrati con un aereo di linea nella pista di... atterraggio bellissimo. Vabbè, basta con questa cosa. Benvenuti nel mondo 5, più una città mastodontica. A differenza della prima, che era piccolina, beh, questa, ragazzi, è veramente gigante. Troviamo l'aeroporto, un super skyline con dei palazzi giga enormi, veramente belli, con all'interno dei palazzi anche delle pubblicità, raga, perché ci sono dei palazzi, ragazzi, di marche vere che esistono veramente. Abbiamo un mega ospedale, un mega campo da tennis di terra rossa, sembra gli stadi del Roland Garros, raga, veramente spettacolare. Una piazza centrale non troppo bella, ma che dietro c'era uno stadio da calcio fuori da ogni logica, ragazzi, è davvero incredibile, cioè wow, veramente incredibile. Dietro il campo da calcio troviamo un campo da calcio leggermente più piccolo, che fa parte della zona residenziale della città, che anche questa è veramente incredibile. E per non farci mancare niente, come potevamo non avere una gru che sta costruendo l'ultima parte di città, con all'interno un municipio bianco e degli ultimi palazzi davvero grandi. E sì, c'è un supermercato che vende solo biscotti e torte. Beh, molto bello, mi piace. Cosa ne pensate di questo megamondo? A me fa impazzire. Io, ragazzi, se fosse per me, creerei un server per tutti voi burloni e vi farei giocare qua dentro, tipo 2500 persone, che ognuno di loro ha una piccola stanzetta all'interno dei palazzi. Cioè, wow. Benvenuti nel sesto mondo, Jmar. Penso di pronunciarlo correttamente. Questo episodio sarà incentrato tanto sulle città, tranne per una mappa che sarà devastante. E ho deciso di scegliere questa mappa perché ha una peculiarità incredibile. Si ispira a Chicago, che è una città americana per chi non lo conoscesse, ed è molto simile alla città vera e propria. Ma la cosa che mi ha fatto veramente dire ok, voglio far vedere questo mondo e questa costruzione, è tutto l'impegno che ci è stato messo nella strada in primis, e soprattutto, ragazzi, anche nella stazione che è stata creata. E voi direte, ma solo questa è la città? Sì, come posso spiegarvi che tutta questa strada porta ad una città gigantissima, ragazzi, veramente fuori di testa. Queste mega costruzioni, queste mega build, questi mega mondi sono veramente sensazionali e mi fanno sempre dire, cavolo, ma queste cose sono state fatte davvero su Minecraft, ragazzi, con una cura nei dettagli che è veramente invidiabile. Le città, le piazze, i campi, è davvero bellissima. Anche per questo, ragazzi, il voto non può che non essere super mega positivo. Sempre in tema di città, il mondo 7 si chiama Amberlight City, la città dell'apocalisse. Ebbene sì, ragazzi, questa città è stata creata come se ci fosse stata una distruzione di massa. Tutte le strutture, o meglio, quasi tutte le strutture, sono semidistrutte, come se fosse passata una sorta di mega distruzione incredibile, pazzesca. Immaginate un pochettino, se l'avete visto The Walking Dead, ci sono queste città fantasma che sono state trasportate via da delle masse di zombie, e mi ricorda veramente tantissimo quel telefilm. Per chi non l'avesse visto, tranquillo, non è nessuno spoiler, ma veramente, ragazzi, stupendo. Anche perché all'interno della mappa c'è anche una zona creata ad hoc, come queste montagne che sono
fighissime, ragazzi, veramente belle. Beh, potremmo farci anche qui qualcosa di carino. Provate a consigliarci in tutte le mappe qualcosa che vi piacerebbe vedere all'interno della mappa stessa. Cosa ne pensate? Su questa cosa potremmo fare. Benvenuti a New Blockstone, una città che si ispira alla reale New York. Ed è davvero anche questa, ragazzi. Io tutte le città che vengono create su Minecraft non riesco a capacitarmi la pazienza, non riesco ad immaginare quante ore ci possono mettere, perché in realtà in questa mappa quasi tutte le stanze sono diverse. Ecco, qua c'è un orso polare all'interno della punta della città. In realtà non è una città troppo grande, a differenza della prima e la terza, che erano molto... la prima era un po' più piccola. Questa diciamo che è una via di mezzo. Fun fact, questa mappa è ispirata da New York, Toronto, Boston, Vancouver, Detroit e altre. Praticamente questa mappa è un misto tra le città americane più belle, perché questo ponte qua vi ricorda qualcosa oppure no? Molto, molto carina. Non ho molto da dire, se non che sarebbe molto carino fare magari un giorno un Battle Royale con tanti altri YouTuber all'interno di città così grandi, con dei loot prestabiliti, con delle chest custom per ogni zona. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Sempre in tema di città, questa nona mappa è una mappa a tema thailandese, perché il creatore della mappa ha deciso di ispirarsi proprio a quello, a una super città in stile orientale. Mi piace veramente tantissimo, perché io devo dirvi la verità, preferisco di gran lunga queste città fatte con dei quartieri più piccoli piuttosto che le città con dei palazzi mega giganti. Non dico che sono brutte ovviamente, però guardate che spettacolo questa zona. Io vi dico la verità, ditemi se seguivate questa serie o meno, ma mi ricorda tantissimo la vita in città 1, con tutte queste strade fatte in questa maniera, con tutti questi quartieri fatti in questo modo. Wow, questo penso che sia una delle mie strutture preferite. Ma la struttura della stazione di treni dov'è? L'ho persa. Oddio, ma che bella che è! Ci sono anche le scale che portano su e giù. Mi ricordano delle stazioni anche moderne, devo essere sincero. Molto, molto bella. Questa forse... sapete che è una delle mie preferite? Benvenuti nell'ultima e più incredibile mappa che ci sarà in questo video. Sto facendo vedere lo schermo, perché sotto Minecraft c'è la mappa in versione gigante. Beh, ragazzi, si sta creando qualcosa qua sotto. Vediamo se qualcuno di voi riesce ad indovinare che zona è prima che la mappa si carichi, perché ragazzi, questa mappa è davvero gigante. Penso che sia la mappa più grande nel quale io sia mai entrato nella storia degli ultimi 10 anni che io gioco a Minecraft. Gioco da veramente tantissimo tempo. Considerate che per caricare questa porzione di mondo ci sto mettendo tantissimo, e considerate anche che per riuscire a entrare in questo mondo ci ho messo quasi un'ora. E ultima cosa, ma non meno importante, il mondo pesa quasi 90 gigabyte di peso, ragazzi. Wow. E sì, beh, vi sto facendo venire in mente qualcosa. Se io vado all'insù, beh, questo mondo non vi ricorda magari qualcosa di molto vicino a noi? Tutta questa pianura che va in giù con questi, diciamo, piccole montagnette. Beh, ragazzi, sì, il mondo lagga davvero tantissimo, ma adesso ve lo mostro per bene dove sono. Sono su un programma che si chiama World Painter. E sì, ragazzi, questo è la mappa nel quale eravamo dentro poco fa. È la mappa del mondo in dimensioni 1:500. E noi eravamo esattamente in questa zona qua. Ora vi zoom leggermente così potete vedere. Noi eravamo qua, ragazzi, all'interno della pianura padana in Italia. Questa cosa, sì, ragazzi, è veramente fuori di testa. Io non so come abbiano fatto a fare questa cosa. Io penso che nella storia di non aver mai visto una cosa più bella di questa mappa qua. Anche perché c'è un sito, il sito del creatore della mappa, che vi permette di andare ad esplorare tutte le zone mettendo semplicemente le coordinate del mondo nella vita reale. E ora vi farò vedere tutto. Questa, ragazzi, è la mappa del mondo. Se io mi sposto, per dire, in America, andiamo in Centro America, qua dove ci sono tutte le mega montagne incredibili, ci spostiamo nella zona del Wyoming. Qua, ragazzi, metto il punticino qua, io vado giù, vado giù, vado giù, voglio mettere qua Harris Road, Fremont Country. Vado a prendere la latitudine, che è questa qui, e la inserisco qua dentro. Vado a prendere la longitudine e la metto... oddio, l'ho appena fatto un guaio, vero? Sì, ho appena fatto un guaio. Fa niente, comunque è sempre America, eh. La mettiamo qua dentro, e qua ci dà le coordinate
guardate, meno 22.300, andiamo su Minecraft, mettiamoci in questa zona qua e facciamo TP meno 22.318, facciamo 100 di altezza e andiamo a meno 8.910 di coordinate Z. Lui ci tipperà in questa zona che è esattamente la zona americana. Se ve la faccio vedere sulla mappa in questione che è qua, saremo più o meno in questa zona qua, più o meno adesso indicativamente. Guardate che spettacolo, ragazzi, si stanno creando tutte le varie montagne ed ovviamente, ragazzi, siamo nella zona d'America. Ora facciamo caricare un pochettino. È incredibile come faccio fatica a caricare tutto il mondo, ragazzi, ma ci troviamo esattamente in questa zona qua, più o meno. Adesso non so se non riuscite sicuramente a vedere il mouse, ma siamo più o meno in questa zona montuosa qua, veramente fuori di testa, ragazzi. Io sono contento di avervi portato questo spettacolo e ve lo dico in facecam, grazie di aver seguito questo video, spero che vi sia piaciuto, è stato qualcosa di davvero esagerato. Lasciate un mi piace se volete che andiamo a vedere questi altri mondi super epocali. Da Marcio è tutto, ciao a tutti, wow.